abbiamo con noi il mister dell'Africo, Giovan Battista Romeo. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque mister, ovviamente i derby sono quelle partite che si preparano da sole, diciamo, in un certo senso. So che c'era anche una discreta cornice di pubblico, una prova gagliarda dell'Africo, ma non è bastata per fare punti. Però è una di quelle partite, vista anche la differenza tecnica tra le squadre, che lascia ben sperare per il prosieguo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Speriamo oggi di aver dettato la nostra strada, il nostro percorso verso quello che è il nostro obiettivo, che è quello di salvarci. Naturalmente affrontavamo una squadra che aveva ben altri obiettivi di classifica, però ce la siamo giocata. È vero, a dirla tutta, che per i primi 45-50 minuti il Brancaleone forse ha avuto il pallino del gioco rispetto a noi, gestiva meglio il possesso palla, però poi sostanziali occasioni non ne aveva, diciamo, avute. Forse un pochino di più ad inizio ripresa, dove abbiamo rischiato qualcosina. Dopodiché abbiamo cambiato tatticamente qualcosa nel secondo tempo e siamo usciti un po' fuori. Abbiamo creato le nostre palle gol che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Poi come dicevi tu, al 95esimo è arrivato questo gol all'ultimo affondo, una ripartenza, e ci è costata cara. Ha fatto un grande gol Papaciuli, giocatore del Brancaleone, e purtroppo rimaniamo con la mare in bocca per dei punti che abbiamo perso per strada e che non abbiamo conquistato. Però ripeto, siamo fiduciosi, perché io sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Oggi l'hanno dimostrato, che sono una squadra comunque organizzata e soprattutto che hanno delle qualità morali e secondo me anche delle qualità tecniche che ci potranno permettere di giocarcela con tutti fino alla fine. E quindi ripeto, speriamo oggi di aver dettato la strada verso il nostro percorso, perché questo è il tipo di prestazioni che noi dobbiamo fare partita dopo partita. L'Africo, che tra l'altro è una delle squadre in coda insieme, vedo, alla Rombiolese, che non avrà da fare recuperi, questo potrebbe essere un vantaggio, oppure la preoccupa il fatto che non avete modo tra virgolette di intervenire sulla classifica mentre gli altri giocheranno chi mezza partita, chi una e mezza, insomma, perché poi ci sono partite come quella della Bagnarese che deve vedere disputare solo un tempo. Ma naturalmente sarebbe più opportuno per la regolarità del campionato che tutte le squadre si allineino, diciamo, come numero di partite, perché la classifica in questo modo diciamo non è coerente poi alla fine, sostanzialmente. E speriamo che le squadre, le nostre avversarie, ripeto, recuperino presto queste partite, che lo facciano al più presto, in modo tale poi da giocarcela tutti ad armi pari, perché poi sostanzialmente avere due partite in meno, una partita in meno può cambiare qualcosa, è inutile negarlo. Quindi speriamo che tutti abbiano le partite, lo stesso numero di partite da giocare da qui fino alla fine.